Marika Borrelli, un ritorno, come dire, all'infanzia, un ritorno alle origini, un ritorno nel paese di famiglia. Il riconoscimento del Rosone d'Argento a un lavoro di ricerca, di osservazione, di, direbbero i benedettini, di specula sociale sulla persona, sugli individui, sul mondo che ci circonda. Da un osservatorio vicino a quello troiano, lei vive ad Avellino, che cosa si prova e quali sono i ricordi che la legano di più a Troia? Io non torno al paese, io torno ad Itaca, perché questo è l'approdo, era l'approdo di mio padre e col tempo è diventato anche il mio. Io ho combattuto con e contro mio padre tutta la vita, ma d'altronde tutti i figli fanno queste cose qua. Poi ho capito, nel momento in cui se n'è andato, diverso tempo fa, di essere molto simile, e molto simile a lui nelle sue manie e purtroppo anche nell'amore verso questa Itaca. Il posto dove io passavo l'estate, le feste comandate, i pranzi di famiglia, magari nel momento non mi piaceva, la sentivo come un'imposizione, poi l'ho cercata e continuo a cercare le radici qui in questo posto. È bello avere le radici da un'altra parte, lontano, vicino da dove attualmente si naviga, perché io navigo nel mondo a cercare le persone, a narrare le persone. Ed è bello avere queste radici verso cui tornare, delle radici che ti ancorano ad un ricordo e ad una possibilità di riscrivere un futuro, di una storia che magari non è andata come volevi, una storia che non sarà ancora come tu desideri. Però il momento in cui torno a respirare quest'aria di casa, per me quest'aria che sa di grano, che sa di forno, che sa di pane, e io torno ad immaginarmi ancora piccola, giovane, adolescente, con una possibilità in più di riscrivere un futuro. E questa è la magia di avere le radici, di avere una Itaca che per me è Troia. Due libri già inseriti sulle frontiere dei mercati editoriali, uno quasi in fase di uscita, di ultimazione, di pubblicazione. Il bello deve ancora venire? Il bello deve ancora arrivare, è un libro sul giornalismo, sulla transizione del giornalismo, da come era e come non sarà più, a come forse sarà. È infatti un libro un po' provocatorio, perché il giornalismo così come l'abbiamo conosciuto è morto, è definitivamente morto, non sappiamo cosa succederà e non è ancora venuto il peggio. Questo è un libro molto interessante perché è stato per 2 anni in ebook e a maggio è uscito a stampa ed è stato presentato già nelle fiere senza che io chiedessi niente, mi è stata regalata questa pubblicazione, è stato portato anche a Milano, però è l'inizio di un progetto che amplierà questo testo con tutte le ultime ricerche, perché è un saggio, io normalmente scrivo saggi, tutte le ultime ricerche sul giornalismo, sulle tendenze del giornalismo, per cercare di orientare le persone, non solo gli addetti ai lavori, ma anche i lettori, i vecchi lettori, i lettori di adesso del digitale, ma anche i futuri lettori, cioè i giovani. L'altro libro invece è un libro sull'amore, sì. Che tutto muove, direbbe Dante, no? Sì. Beh, prima di passare ad Amore 3.0, che è stato un ebook fino a qualche settimana fa, poi l'ho ritirato perché sta per uscire a stampa, è un saggio molto corposo, ma come al solito scritto in maniera irriverente, irridente, un po' anche iconoclasta rispetto alle idee di amore romantico, dovrei citare il mio primo libro, che era Come pesci nella rete, un libro ovviamente satirico, anche un po' sarcastico, sulle manie e i vizi degli italiani alle prese con i social network. I social media in senso lato, che io ho scritto con l'aiuto, con l'apporto di Ianuaria Piromallo, che è una giornalista accorsata con la quale io ho avuto un'esperienza al Fatto Quotidiano, poi ho deciso che non era il posto migliore per me e me ne sono andata, cosa stranissima,
di solito cacciano, me ne sono andata. Amore 3.0 è stato così un regalo, una presentazione, così il debutto di Amore 3.0 è stato al Ciffoni Film Festival, mi pare ad aprile, mi hanno regalato una telefonata, un contatto, dice: Marica, noi abbiamo una giornata che si intitolerà come il tuo libro, e sono andata lì a raccontare alle scolaresche e ai ragazzi cosa significa amore e di lasciar perdere un po' le trappole dell'amore romantico. Sta per uscire a stampa, non dico altro, ed è un legame con Troia, perché nei vari capitoli del libro, sono tanti, non molto lunghi, ma sono comunque numerosi, alla fine c'è una forma di antologia speciale, una vincenzologia. Si tratta delle frasi, di alcune frasi scelte dal compaesano Vincenzo Manna, il musicista come lo chiamano qui, che ha raccolto, questo è il suo pezzo, ha raccolto le frasi sull'amore e le postava sui social network. E io dicevo: sì, questo mi piace, questo non mi piace. Alla fine mi è venuto in mente di metterle a piè di ogni capitolo le chicche più simpatiche di Vincenzo, e quindi è venuta fuori questa vincenzologia. Giffoni ha ospitato anche Vincenzo, di solito Vincenzo viene alle fiere quando io presento i miei libri, perché è il mio legame, diciamo, d'infanzia, perché era un amico di giochi assieme ai miei cugini di questo posto. Poi c'è un inedito, nel senso che c'è ancora un libro nel cassetto. E questo volevo in qualche maniera provare a capire se c'è un legame, vista l'attenzione che attraversa trasversalmente i lavori, che è questa alla rete. Sì. Anche il libro che sta per uscire, questo hashtag felicità, mi chiedevo se in qualche maniera è legato, c'è un filo d'Arianna che lo lega a quello dal punto in cui siamo partiti, Itaca. Sì. Da Itaca, sì, come no, hashtag felicità è tutta la felicità che noi non sappiamo riconoscere. Hashtag perché è un titolo moderno e sarebbe il pound, il vecchio pound, il diesis. Praticamente è la tematica del momento, tutti quanti a cercare una felicità senza accorgerci che la felicità è un'Itaca che noi ancora non riconosciamo, noi giriamo e non sappiamo che in effetti la stiamo cercando. Si potrebbe anche chiamare felicità uguale Itaca, hashtag Itaca, nel senso ovviamente metaforico, però sì, perché la felicità è quella, io cerco di raccontare una felicità non di tutti i giorni, ma quella che noi non riusciamo a individuare, perché siamo così talmente invasati rispetto alla felicità come passione. È un po' un mito americano e americaneggiante questo della ricerca assoluta della felicità, mentre invece io la felicità la trovo quando salgo i tornanti di questo paese e vedo i campi di grano verdi prima di primavera, poi gialli dell'estate, e mi riempie il cuore di felicità. I primi tempi facevo: ma perché sono così contenta? Perché sto così bene? Perché poi ho capito che questo posto mi riporta a un tempo in cui io potevo ancora pensare a un futuro di sogno. Hashtag felicità racconta moltissimo di viaggi che io ho fatto, non c'è bisogno di arrivare fino alle isole Samoa, alle Figi, per essere felici. Basta anche semplicemente trovare un forno lungo la strada, le poste dei cacciatori lungo la nazionale per venire qua, per esempio. Io di queste cose racconto nel prossimo libro. Poi c'è anche un altro progetto che è legato sempre alla rete, però è una polemica che io vorrei comunque risolvere con il mondo. Motivo per, come dire, per risentirci, per sì. Riospitarla, ah, e per riprendere il discorso, o per riprendere il filo d'Arianna. Il filo d'Arianna, si torna a Itaca, volentieri. Complimenti e buon lavoro. Grazie a voi.